martedì 18 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Martedì significa focus periferie e quindi significa l'ospite, ma anzi il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini, la consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo fatto qualche piccolo salto nel corso di quest'ultimo periodo, ma siamo arrivati alla 79esima puntata. Vedo insomma nutrito gruppo di amici, ospiti certamente. Oggi abbiamo associazione amici Cascina all'interno, rispettivamente alla mia destra Gianni Bianchi, che è presidente ormai storico dell'associazione, che tra l'altro compie 25 anni, diciamo così, ufficialmente, mettiamolo in questa maniera. Non Gianni, però. L'associazione. Lui ne ha 26 di anni e abbiamo invece il vicepresidente dell'associazione Giuseppe Leccardi. Buongiorno. Insomma, la cascina all'interno, una cascina che non è solo una cascina, è tanto, è una storia, un luogo, è un luogo di storia, è un luogo di cultura, è un luogo anche di agricoltura, che so che diventa sempre questo binomio, l'agricoltura, è un luogo di poesia, è un luogo di, insomma, di tante cose, di partecipazione, ma in questo momento è il luogo della Lusiola. Ah, bravo, hai cominciato bene, bravo. Cioè, di solito quanti ne facevate gli scorsi anni? Allora, negli scorsi anni ne facevamo una all'anno. Ma da qualche anno, da 5 anni, abbiamo dovuto cambiare completamente la formula e riproporla in più serate, perché abbiamo avuto una partecipazione crescente. Quest'anno, e negli ultimi anni, 4-5 anni fa, era diventata quasi ingestibile, come avevamo più di 7.000 prenotazioni, ed era ingestibile anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Allora abbiamo pensato di suddividerla in più serate. Quest'anno addirittura l'abbiamo spezzettata in 10 serate, 5 di mercoledì e 5 di sabato, per cercare di ridurre l'affluenza media intorno alle 400-500 persone. Il che si è verificato di mercoledì, ma non assolutamente di sabato. Ecco. E sabato scorso abbiamo avuto una punta incredibile, quasi 3.000 persone. Certamente. È una cosa che da un lato ci gratifica, perché dimostra che la cittadinanza apprezza il nostro lavoro, e quindi abbiamo scelto anche la formula corretta anche nella comunicazione, perché mandiamo dei messaggi molto semplici. La cosa anche bella è che non sono persone della zona, perché ormai quasi tutti conoscono il Parco delle Cave, è tutta gente che proviene da Milano e anche da regioni limitrofe alla Lombardia, addirittura dalla Svizzera, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Infatti quest'anno è stato veramente 10 date, neanche Vasco ne ha fatte solo 6, quindi insomma... Non ci avevo pensato. Infatti, abbiamo avuto 2 serate in concorrenza. In concorrenza gli avete fatto concorrenza. Un sabato e un mercoledì. Infatti. Insomma, organizzare un evento del genere immagino che sia qualcosa di abbastanza stressante. Sì, è stato stressante nei mesi scorsi per trovare la formula, limarla, e trovare un modo per proporla stimolante da un lato e che non svilisse il messaggio che volevamo dare, perché non è tanto per fare una passeggiata così nel parco, vedere le lucciole, ma anche un messaggio di futuro e di speranza anche per questo parco, che ha avuto una storia estremamente travagliata. Non dimentichiamoci che era una discarica negli anni 70, negli anni 80, e poi con il lavoro di centinaia e centinaia di volontari del territorio è diventato dopo ci vedremo parlare anche di questi 25 anni, no? Esatto, noi insistiamo molto sulla consapevolezza di avere a disposizione un'oasi di natura in piena città, di natura e anche di agricoltura, che non ha uguali in altre parti del nostro paese. Un luogo che era un problema, adesso è diventato una risorsa, una straordinaria risorsa, ed è questo messaggio che vogliamo comunicare con la Lusiola, al di là del fantastico spettacolo di questi simpatici animaletti nel loro momento della danza nuziale. Pochi giorni fa, settimana scorsa, secondo me il sindaco è stato proprio lì da voler fare una colazione, no? L'8 giugno, un sabato mattina, c'era Beppe Sala con l'assessore Maran, hanno scelto Cascina all'interno per incontrare la cittadinanza nell'ambito delle colazioni con il sindaco, ed è stato secondo me un incontro molto, molto proficuo e interessante, in quanto
più di 20 persone hanno potuto dialogare col sindaco, porre delle domande e ottenere anche delle risposte. È una formula anche questa che apprezzo molto, di coinvolgimento della cittadinanza nell'informazione sulle scelte o sulle idee di futuro che possono avere l'amministrazione. Il sindaco ha fatto un discorso a lungo termine, sui 20-30 anni, ed è il discorso che io personalmente gradisco da un sindaco, cioè non il contingente, il tombino rotto, il lampione rotto, ma le prospettive. Ha messo l'accento soprattutto su un fatto, appunto volevo chiedervi questo, perché insomma con quello che avete organizzato ne avete sicuramente avuto a che fare, che è la burocrazia cittadina. Cioè lui ha detto siamo ammazzati dalla burocrazia, che dico, se viene ammazzato un sindaco nella burocrazia, chissà noi poveri cittadini, no? Ci sono delle regole ferree nella burocrazia, i funzionari comunali li applicano anche alla lettera, e se applichi tutte le regole perdi più tempo per preparare un evento che a condurlo. Ne sa qualcosa anche Walter, che ha seguito la vicenda del Circolo Perini, che rischia veramente di essere ammazzato dalla burocrazia. La più antica organizzazione di Milano, volontaria di Milano nella cultura, rischia seriamente di fare i conti con questa burocrazia. Infatti, tu Walter c'eri a sentire il sindaco che diceva queste parole. La burocrazia ci ammazza, nella mia breve comunicazione ho anche posto alcune questioni, ma il tema della burocrazia, se noi andiamo un attimino indietro, al sindaco precedente Pisapia, proprio nel 2013 a Figino, articolò un pensiero più ampio al di là di la burocrazia ci ammazza, e quindi c'era questa non conoscenza dei meccanismi, ma eravamo nel 2013. Oggi siamo nel 2019, i sindaci tra virgolette passano, il problema rimane. Vuol dire che c'è un approccio che al di là che guardi indietro, al di là che guardi avanti, però non fai conti con quello che è la stratificazione politico-burocratica della macchina amministrativa. La macchina amministrativa non è un'invenzione che cala da Marte, ma sono tutta quella serie di interventi normativi che mano a mano vengono fatti. In più c'è un tema che crediamo sia fondamentale dal punto di vista delle periferie. Oggi l'Associazione Amici Cascina dell'Interno in questo 2019 ha fatto un centinaio di iniziative, tra quelle programmate e quelle che ci saranno su per giù. Alla fine dell'anno arriveremo sicuramente a alla fine, alla fine nel 2018 dell'anno. Sono state 90, insomma. Quindi è un ordine questo. Il primo problema che noi abbiamo posto al sindaco è: bene, ci sono tanti soggetti, diciamo così, una fetta di realtà impegnate, e noi abbiamo conteggiato 182 associazioni e centri culturali più 52 biblioteche, delle quali anche 22 comunali. Queste fanno mediamente al mese più di 300 iniziative ad ingresso gratuito. Il tema è: ma i cittadini come fanno a conoscere queste iniziative? Allora, perché poi mediamente parlando vuol dire che noi abbiamo tra le 50 e le 150 presenze, al di là di eventi particolari, ma quello che è la normalità è questo, per tutta una serie di motivi. Ma il primo motivo è perché anche le persone che abitano in quartiere non riescono ad avere accesso all'informazione. Per quello abbiamo posto due proposte molto semplici, che si individuano nella individuazione di un pezzo di muro, abbiamo detto indicativamente 3 metri per 1,5, in luoghi di disponibilità del Comune di Milano, cioè che ci sono già adesso, non sono da inventare, e sono esattamente i mercati comunali coperti, che tra l'altro adesso sono anche in rilancio, ristrutturazione, quindi si possono progettare in una certa maniera. Teniamo conto che, per esempio, il mercato comunale coperto di Via Odazio, vengono anche promosse addirittura internamente delle iniziative culturali. Quindi il tema della cultura e di quello che sono le manifestazioni artistiche è un contenuto anche dei mercati, ma perché allora non esserci un luogo, una bacheca, dove le varie iniziative che vengono promosse sul territorio possono essere conosciute e quindi affisse. In secondo luogo, i mezzanini delle metropolitane. Le metropolitane hanno
centinaia di metri, a parte la pubblicità, diciamo così, istituzionale, ma ci sono muri che sono liberissimi, ricavare 3 metri per 1,5 dove possono essere affissi 20-30 comunicati, consente a chi esce dalla metropolitana di non fare il giro del mondo ma dire ciao, vediamo che cosa c'è sotto casa. Allora bisogna facilitare queste cose, è possibile, ne stiamo anche, stiamo esaminando a livello di tavolo periferie Milano, e cerchiamo di passare dalle intenzioni ai fatti. Tanti gli eventi che fate appunto in cascina all'interno, Giuseppe, so che anche tu stai organizzando appunto iniziative molto interessanti dal punto di vista più letterario, giusto? Io diciamo così seguo, sono un autore anche, seguo la poesia in particolare. Quando sono arrivato 5 anni fa c'era solo la manifestazione Parola in Volo, per cui alla fine si mettevano, si arrotolavano i foglietti e si lanciavano quei palloncini verso il parco in memoria di Marino Dorico, che era un'amica della Cascina, anche promotrice della nostra associazione, che è mancata in età prematura, troppo presto per dire. Quindi a queste abbiamo aggiunto negli ultimi 5 anni manifestazioni del tipo Natale Poesia insieme a una magia, facciamo a metà dicembre, e poi Poesie Dialetto Binomio Perfetto, che coinvolgiamo tutti i dialetti d'Italia nel limite del possibile in febbraio-marzo, e poi nell'inserimento, quando si sono allungate le lucciolate per i motivi che si sono detti prima, la lucciolata dei poeti, che quest'anno si è tenuta al 29 maggio e che la magia e la poesia della natura incontra la poesia delle parole. Questo è il nostro slogan. Due aspetti magici. A questi appuntamenti fissi quest'anno abbiamo aggiunto il 23 febbraio Poesia urgente per Giulio Regeni e il 21, cioè mi sembra venerdì, il giorno del solstizio, c'è la manifestazione in contemporanea con 166 paesi, il Festival Mondiale della Poesia, a cura di Anna Maria Gallo, che si terrà nella nostra cascina. Ha scelto la nostra location come interessante e adatta alla manifestazione. Lo slogan è pace e giustizia e fratellanza fra tutti i popoli della terra. Questo è l'urlo e la forza della poesia. Quindi venerdì questo. La sera del solstizio, dalle 20 alle 23. In un luogo magico, appunto. In un luogo che è legato comunque alla letteratura. Esatto. Ecco, noi abbiamo anche riportato, non potevamo non farlo, il grande Francesco Petrarca. C'è stato un incontro. Ricordiamo bene, perché parliamo di Petrarca? Perché la tradizione indica la cascina all'interno, anche se non c'è la prova regina, prova provata, comunque la tradizione, per quello che può valere, indica cascina all'interno come dimora estiva del Petrarca, che usava uscire da Sant'Ambrogio e fare le passeggiate fra le fonti piccole lucidi dei fontanili, in poche parole. Questo c'è sempre, quindi questa tradizione ci ha in un certo senso favorito sia per la conservazione della cascina sia per iniziative, per l'idea di dare il là ad iniziative di questo tipo letterario. Quest'anno una serie di incontri tenuti dal professor Michele Francipane, fra cui la poesia bucolica prima e dopo il Petrarca, gli aspetti religiosi della poesia del petrarchesca, gli inni sacri dal Petrarca al Manzoni. Ecco, questo quindi il Petrarca ha ritrovato la sua cascina. Con un anche particolare riferimento all'aspetto bucolico, Petrarca si può considerare un ambientalista, se vogliamo, antilittera, no? Si pensa, perché le più famose ce ne sono le chiare fresche d'Occiacque, che sono riferiti alla sorga vicino a Avignone, e lui quando venne a Milano rimase affascinato dai, come diceva Giuseppe, dai fonti piccoli e lucidi e così intrecciati tra loro, che sono indubbiamente i fontanili, e non si sanno da dove vengano e dove vanno. Esatto, ha ritrovato nel Milano degli aspetti che l'avevano affascinato in Francia e rimase per ben 8 anni. Volevo chiedere cosa, Gianni. Prima Walter diceva appunto come è importante che le varie attività, le varie associazioni comunicano, facciano sapere. Insomma, voi 7.000, 4.000, 3.000 persone nelle vostre iniziative. Dici qual è il segreto della vostra comunicazione? Il segreto di Pulcinella. Abbiamo l'uovo di Colombo. Prima di tutto abbiamo investito qualche soldino nella comunicazione. Sì. Rinnovando completamente il sito internet, era un sito internet tradizionale costruito da un webmaster con tutti i problemi che se ne cambiava una virgola dei perdi dei giorni. Allora grazie alla piattaforma WordPress
faccio pubblicità, ma usiamo anche noi quello, ma se lo merita, e soprattutto la disponibilità di Paolo Zandrini, che è recentemente andato in pensione e quindi può dedicare tempo. Abbiamo sviluppato questo nuovo sito su piattaforma WordPress ed è fantastica perché è perfettamente in grado, anzi è stato realizzato in modo tale da dialogare alla perfezione con i social. Quindi, e soprattutto l'informazione risiede sul sito e poi dal sito partono i link ai vari punti, ai vari gruppi o pagine Facebook collegate alla nostra associazione. Quindi basta pubblicarlo sul sito, basta diramare ai nostri punti sui social preferiti e d'un tratto l'informazione esplode in 10, 15, 20 mila punti. Il fatto è che perché abbiamo successo, tra virgolette, è perché siamo stati bravini nel corso degli anni a organizzare iniziative. Cioè, chi viene a Cascina Interno raramente rimane deluso da ciò che facciamo, perché la pianifichiamo magari anche in modo un po' maniacale o meticoloso nei mesi, nelle settimane precedenti, cercando di prevenire i vari inconvenienti. E quindi abbiamo creato un'aspettativa che viene ogni volta soddisfatta dalle persone. In più, quello che svolgete voi come Milano News, i nostri comunicati vengono regolarmente ripresi dalle testate online, da Repubblica, dal Corriere e da altri, infatti. E soprattutto dalle testate web. Okay. E quindi questo, l'iniziativa sulla lucciola, mi telefona un mio amico ieri mattina, ho sentito su Radio Monte Carlo che ci sarà la lucciola della Cascina all'interno, quindi ormai mente locale. 25 anni appunto quest'anno la Cascina all'interno, 25 anni fa. I giornali e le radio forse parlavano, cominciavano a parlare anche di Cascina all'interno, del luogo dove quest'anno, ma non ne parlavano sicuramente per Lusiolo, per quello che Gianni Bianchi e i suoi facevano. No? Ricordaci un po' l'excursus che ci porta appunto ad oggi e perché Cascina all'interno è importante e perché Cascina all'interno è, io la chiamo anche la sopravvissuta, spesso e volentieri è stata messa sotto attacco, ma ce l'ha fatta sempre a sopravvivere. Credo che Gianni abbia proprio una memoria storica attenta su queste cose. Direi che potremmo ritornare al, diciamo così, 1981, perché questo qui è uno dei temi, è il tema delle cascine del mondo agricolo e del terreno agricolo. Poi perché abbiamo anche dei pezzi di giornale, cose del genere. Sì, era l'epoca della cosiddetta guerra delle cascine. Ok. E quindi siamo. È lì che dove non era tra feudi o feudatari, ma era tra chi voleva costruire i palazzi e chi voleva mantenere l'attività agricola. Cioè, mi interrompo un attimino Gianni proprio per dire, c'era una concezione dove il terreno agricolo era un terreno in attesa di destinazione, quindi pensare che l'agricoltura potesse essere funzionale alla città dal punto di vista paesaggistico, del tra virgolette abbassamento della temperatura, cose di questo genere, non c'era assolutamente, ma la logica era: siamo lì, c'è del terreno, vediamo un attimino che cosa accadrà. Ecco, quella era la cascina. Questa era la cascina all'interno del 1983. Infatti, non 81, dopo che voi già siete arrivati, diciamo, a dare una prima pulizia. Come residenti, eravamo solo come residenti. E avevamo deciso di organizzare la festa della cascina dopo 30 anni esatti dall'ultima. L'ultima si tenne nel ferragosto del 51. Cioè, fino a che anni la cascina è stata comunque attiva, diciamo? Allora, fino al 51 la cascina era pienamente funzionante dal punto di vista anche umano, nel senso che oltre alla famiglia agricoltore c'erano anche molti residenti. Poi nel secondo dopoguerra, come è accaduto in tutte le cascine di Milano, è iniziato il suo lento declino. C'era sempre la famiglia dei agricoltori, la famiglia Zamboni subentrata ai Bossi, ma le condizioni erano sempre più difficoltose, appunto per quello scellerato idioma urbanistico che riteneva le aree verdi come vuoto da riempire per destinazioni urbanistiche che nulla avevano di salvaguardia di un territorio millenario. Quindi diciamo, primo attacco già, inizia anni 80, arriva il primo attacco, diciamo, no? Quindi anche prima comunque nel corso degli anni 80 c'è stato il famoso piano case
studiato, messo a punto col piano regolatore del 1975, quindi la traduzione in pratica degli indirizzi urbanistici. Milano aveva l'obiettivo di diventare una metropoli di 2 milioni di persone, e quindi 2 milioni di persone hanno bisogno di case, di infrastrutture, di servizi, di spazi, e questi spazi venivano tolti all'agricoltura. Ma è qualcosa di inconcepibile adesso, cioè adesso che finalmente siamo in un post, però come domanda dice sì e no, allora sicuramente per esempio il pensare a Milano 2 milioni di abitanti è ormai una cosa che nessuno più ci pensa. Ma ci avevano pensato anche qualche tempo addietro, comunque noi siamo arrivati fino a 1972-73 a 1.700.000 abitanti, poi siamo scesi a 1.200.000 e qualcosa, e adesso siamo ritornati alla soglia del 1.400.000. 1.400.000 però sono i residenti. Se andiamo a vedere coloro che abitano, è un po' come con il tema dell'area B. L'area B si stimava normalmente che entrassero 600.000 autoveicoli a Milano, adesso però si è andati a contarli effettivamente e ha detto siamo a 1 milione, quindi la confidenza che abbiamo su i residenti o comunque gli utilizzatori della città, city user, come li chiamano city adesso, user, infatti, che è proprio una cosa che non ha, no, perché bisogna vivere la città, non è usa e getta, infatti, no? E invece c'è questo. No, l'altro tema è che c'è un concetto che la riqualifichiamo. Quindi siete spesso adesso. Quindi c'è un prato, magari non utilizzato, allora bisogna riqualificarlo. Come si fa a riqualificarlo? E ognuno si sbizzarrisce da questo punto di vista. C'è chi vuole mettergli un palazzo, c'è chi vuole fare un giardino e quant'altro. Ecco. Quindi il tema che ha avuto sicuramente una svolta con il pre-Expo, cioè diciamo pure i 10 anni precedenti o poco di meno, hanno avuto un'attenzione sull'agricoltura, anche perché il tema era nutrire il pianeta energia per la vita, e quindi era per forza di cose, ma anche perché la città di Milano, che è il secondo comune agricolo d'Italia, ma anche la nostra provincia, regione e anche il nord, sicuramente dal punto di vista agricolo ha una capacità di produzione e di qualità che sono livello mondiale, e quindi c'è anche molto da imparare. Grazie, ed è stata l'occasione proprio per rimettere al centro dell'attenzione l'argomento agricoltura e anche il modo di utilizzare il territorio. Andiamo avanti, perché siamo quasi in chiusura. Una cosa buona, se posso dire, anche il Parco delle Cave, il modello di gestione del Parco delle Cave è andato in questa direzione, perché è ancora purtroppo in fase sperimentale, nel senso che funziona solo il Parco delle Cave, ma il fatto che gli agricoltori coltivino il Parco delle Cave in simultanea con la presenza dei cittadini è un modello che andrebbe esportato su gran parte del verde, perché il verde è vivo, è coltivato e costa di meno alle casse comunali. Speriamo che questo modello prosegua. C'è una piazza d'armi in piena da una piazza d'armi, c'è una discussione che ferve. Vai da chi di dovere a consigliare, mi sembra un ottimo consiglio. Cerchiamo però di arrivare poi diciamo ai giorni d'oggi, anche se arrivare ai giorni d'oggi vuol dire raccontare la storia di almeno un altro paio d'attacchi, tutti ci sono stati, no? Diciamo. Sì, nel 92 la proprietà dell'epoca, che era il gruppo Cavassi, presentò un progetto in base alla legge Adamoli, una legge regionale, che dava delle agevolazioni per la trasformazione di aree dismesse in edilizia residenziale. Allora presentarono questa domanda e venne approvata, insomma, la richiesta venne approvata, se non che ci organizzammo assieme all'agricoltore, assieme agli esponenti del Consiglio di zona, istituzioni e associazioni, e dimostrammo che Cascina Interno non era assolutamente dismessa, era presente una ditta agricola gestita dalla famiglia Zamboni, e quindi non mancava il requisito di fondo, cioè la dismissione del luogo. E incredibilmente vincemmo. Nel maggio del 94 la Giunta di Milano, era l'epoca della Giunta Formentini, approvò all'unanimità il progetto di trasformazione di Cascina Interno in residence. A seguito delle controdeduzioni presentate dal gruppo cittadini al Consiglio di zona 7 e a una campagna stampa ben organizzata, nel dicembre 94 il Comune di Milano ribaltò la prima delibera e stabilì che a Cascina Interno dovesse rimanere la funzione agricola. E da lì
è ripartito un po' il tutto, e anche noi come associazione dal 94, dopo questa tra virgolette vittoria, non ci sedemmo sugli allori, come si dice, ma iniziammo a individuare un progetto di utilizzo basato sulla partecipazione e come? Divulgando la conoscenza delle caratteristiche di questo luogo, ed è quello che stiamo facendo ancora adesso. Però nel 2002 c'è stato uno stop, track, nel senso che il contenzioso tra la proprietà e l'agricoltore Zamboni giunse all'epilogo. Ci fu una sentenza giudiziaria che diede ragione alla proprietà, e quindi l'agricoltore nel novembre 2002 dovette abbandonare la cascina, e noi con esso, perché eravamo ospiti dell'agricoltore. Organizzammo anche una manifestazione molto bella, partecipata, colorata, anche volendo vedere allegra, da Largo Cairoli a Palazzo Marino il 9 novembre del 2002, ma non servì. La sentenza divenne operativa e l'agricoltore, grazie all'interessamento di Italia Nostra e della loro vice sindaco, che era il senatore Decorato, riuscì a trovare, a spostare la propria attività nella vicina cascina Caldera, dove l'attività ancora adesso prosegue e alla grande, perché è una cascina molto importante. E da lì sembrava tutto finito, invece ci trasferimmo per qualche anno all'Avis di Baggio. Qui io devo sempre ringraziare a Mariuccia Gianni Beltrami per averci ospitato a casa loro, e ritrovammo le forze e determinazione, e nel dicembre 2003, uno sprazzo di luce, il sindaco Albertini ci conferì l'attestato di benemerenza civica in occasione degli Ambrugini d'Oro il 7 dicembre del 2003, e questo ci ridiede forza e determinazione. Poi nel 2005 il gruppo Cabassi cedette il tutto al gruppo Bore Mangiarotti del compianto ingegnere Claudio De Alberti, sono una grandissima persona, e da lì si fu la svolta, ci fu realizzare i lavori al tetto della nostra sede sociale della chiesetta per farci tornare in cascina. Nel Natale del 2005 riuscimmo nuovamente a riaprire la cascina alla cittadinanza con la Santa Messa di Natale. Tanto di Messa di Natale, infatti. Sì, noi organizziamo ormai la Messa di Natale tradizionalmente il 24 dicembre alla vigilia, per dare possibilità agli anziani di partecipare. Da lì poi, in realtà, adesso non avremo più tempo per raccontare tutto adesso, ma da lì nasce la nuova storia della cascina all'interno, con tantissime collaborazioni. Una tappa significativa comunque nel 2010 con l'acquisizione pubblica. Il gruppo Borio Mangiarotti cede la cascina e il prezioso terreno al comune di Milano, e il comune incarica il Politecnico di redigere un articolato piano non solo di recupero ma anche di restauro conservativo della struttura, ma del tutto in sintonia con la secolare o quasi millenaria storia del luogo. Okay. E la professoressa Scazzosi diceva sempre: quando entrerete in cascina all'interno dopo i lavori direte: ma come avete fatto a spendere i nostri soldi? Infatti, se voi andate in altre cascine trasformate in altre funzioni sociali, la Trivulza in Expo, ma anche altre, e c'è l'involucro di cascina, ma non c'è più. Non c'è più. Quando si entra invece in cascina all'interno, si entra in una cascina viva, perché il comparto agricolo è stato affidato all'apicoltura Veca, a Mauro Veca, per le api e didattica, e noi continuiamo la nostra attività agriculturale, come ricordato all'inizio, perché coniughiamo l'agricoltura, la storia dell'agricoltura con la cultura, la letteratura e l'ambiente. Insomma, Walter, è una storia che appunto ci fa capire come, grazie però soprattutto agli amici della scena all'interno, che non hanno mai mollato nemmeno quando appunto erano sfattati, quando erano da un'altra parte, sono riusciti a... Una storia che devi fare sicuramente anche, devi dare ad essere un precedente anche per altre storie, invece spesso mentre questo non avviene la città. Ma c'è un motivo. E che da mo' di battuta, logicamente, ma lui ne sa qualcosa. All'interno è pericolosissimo. Si contrae una malattia. Frequentare cascina interna. C'è una malattia che si chiama l'internite. E se ti agguanta, non ti molla più. Chi entra nel profondo, lui proviene dall'Odigiano, dal basso Lodigiano, dall'agricoltura. Interno,
gli è sembrato di essere a casa sua e sta approfondendo energie incredibili. Questo lo dico perché io e mio fratello siamo nati in Cascina Interno, abbiamo un legame viscerale con questo luogo, ma gli altri soci no. E tutta gente che si è avvicinata a Cascina Interno la sente propria. La storia ce lo insegna, e no? Cioè, è rimasta contagiata. Il più illustre fu Petrarca, che fu malato dell'interno. E anche Don Giuseppe Gervasini. Esatto. E Don Giuseppe, infatti, il famoso prete Atanasio. Lo chiamano. Dal fascino il Cascina Interno non si sfugge. Non si sfugge. Walter, tante iniziative che appunto riescono a fare il Cascina Interno, con comunque ben visto cioè un dispendio di energie e di forze davvero grande. Non tutte le associazioni hanno però questa fortuna, appunto, diciamo, anche sulla comunicazione, ad esempio, spesso e volentieri è un problema. E so che Consulta Periferia Milano, come dicevi prima, ha fatto delle proposte al comune. So che anche dal sindaco proprio ero presente quando appunto lì Cascina all'interno. Quali altre però? Cioè, cosa possiamo dire ancora sulle periferie adesso, in questo periodo? Cioè, si sta muovendo? Ci sono nuove iniziative? Ma allora, possiamo dire due cose. Uno, che stiamo cercando di individuare una iniziativa che possa mettere a fattor comune della città con una, magari, con un calendario collettivo, chiamiamolo così, i 100 borghi e quartieri della periferia milanese, proprio perché tutte le volte che incontriamo una realtà diciamo ah, bella questa realtà, ma il problema è che abbia la possibilità di avere una visibilità, una dimensione cittadina. Stiamo vedendo di fare un'iniziativa che possa proprio valorizzare tutti i 100 borghi e quartieri della periferia milanese. In secondo luogo, in quest'ultimo periodo il tema delle periferie è sicuramente stato focalizzato. C'è stata la seconda conferenza nazionale sulle periferie urbane che si è svolta a Palermo, promossa dalla Fondazione Bracco, la prima si era svolta l'anno scorso a Milano, quindi una giornata intera di attenzione e riflessione su questo tema, ma nello stesso tempo anche in Università Cattolica si è posto il tema delle periferie urbane in Europa, con una o due giorni recentemente, e invece l'Università di Milano Bicocca, unitamente al Politecnico di Milano e allo IULM, c'è stata l'edizione 2019 di Urbana, intestata a periferie e università. Quindi il tema sicuramente è all'ordine del giorno. Ci sono degli approfondimenti, si tratta di trovare un modo di interpretare questo interesse lo si fa con il quotidiano. I convegni servono per fare il punto della situazione, ma poi si tratta di dispiegare operativamente le cose. Ritorniamo al tempo. Bene, queste Cascina all'interno e le altre 100 realtà che ci sono a Milano, che poi sono oltre 200, che dimensioni cittadine hanno? Si è legati al fai da te. Poi c'è chi è meno bravo, chi è più bravo, chi ha meno storia, ma noi non possiamo lasciare al fai da te le cose. Siccome si dice che c'è un focus di attenzione sulle periferie, dobbiamo strutturare. Come diceva un mio vecchio educatore, se un'amicizia è vera, si struttura. Hai bisogno di essere aiutato con i compiti, bene, ci troviamo e ti aiuto, altrimenti è un'amicizia che rimane solamente una forma. Infatti questo Periferia Milano sta portando i famosi concerti in periferia. Ma questa esempio, è un'iniziativa, no? Appunto, che è arrivata all'undicesima edizione, quest'anno si chiama Borghi e Quartieri, patrocinata dal Comune di Milano anche, 45 concerti che hanno ormai visto, perché abbiamo in questo fine settimana gli ultimi tre concerti, che sono tra sabato e domenica, a Figino, alla Gratosoglio e a Quartogiaro Vialba, in particolare Villa Scheibler, che hanno visto l'alternarsi di 430 tra musicisti, cantanti, cioè con anche i cori, e quindi una mole di lavoro significativa che fa parte dei 100 concerti che quest'anno vengono promossi e che fanno parte di un nucleo di ormai di 800 concerti per far conoscere la periferia e i luoghi della città. Allora, siamo in chiusura, siamo in ritardissimo. Gianni, volevi dire una cosa di chiusura? Sì, velocissimo, però, hai 20 secondi. Sì, sui borghi citati da Walter, domani, in occasione della pre-Lusirola, perché prima della Lusirola organizziamo sempre un momento culturale di aggregazione, avremo Roberto Schena che illustrerà il suo libro Milano, città dei 70 borghi, e poi chiuderemo questo incredibile mese di giugno anche con un'iniziativa il 25 sulla poesia con Milton, sull'Albania, e anche delle musiche, e 29 con Maria Teresa Cosca, diversificando sotto le stelle,
con il sogno di una notte di mezz'estate. Altro che centro iniziativa, allora, quest'anno, sì, quest'anno superate anche di più alla fine di dicembre. 110 lode, 110 lode. Infatti, dovremmo imparare una cosa difficilissima, a dir di no, perché abbiamo un sacco di richieste, ma dobbiamo un po' selezionare. Se poi dopo il sindaco fa anche quella cosa che vuole far sposare la gente in cascina interna, siete alla fine, ormai dovete 24 ore su 24 se ce la stivano. Anche il sindaco è ammalato di internet. Ecco, perfetto. Però se qualcuno vuole sapere un po' di più sul cascina interna e approfondire, c'è un bellissimo articolo sul 18 di Tullio Barbato, dove racconta appunto i 25 anni di intensa attività e non sentirli appunto degli amici della cascina all'interno, molto interessante, spiega tutto bene in una paginetta, davvero davvero interessante. L'ultima cosa, www.cascinaallinterno.it e ci siamo. Poi un sito nuovo, semplicissimo, come diceva lui. Gianni, Giuseppe, grazie mille di aver seguito noi. Grazie a voi. Vi lascio tornare alla cascina, perché insomma immagino che dopo un po' che siete fuori già vi torna. No, si riesce. Un po' di respiro fino a domani. Fino a domani sera si riesce. Lui si rola. Ringrazio Walter, grazie mille davvero come sempre. Noi ci rivediamo martedì prossimo, appunto con una puntata di Fossuta Periferia, che sarà l'ottantesima puntata, va bene, dai, poi dopo vacanza, va bene, perfetto. Grazie mille a tutti voi, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domani con la puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto. Arrivederci, grazie.